Nono Forum Quale Energia a Roma. Siamo qui con Sergio Chiacchella, direttore generale del COSVIG. Chiacchella, Toscana e geotermia, un binomio che va avanti da oltre un secolo. Che cosa rappresenta la geotermia per il vostro territorio oggi? Beh, la geotermia è sicuramente una risorsa rinnovabile strategica per la regione toscana. Per il territorio dove il fenomeno si manifesta può essere un eccellente motore di sviluppo. Noi infatti vediamo la geotermia come elemento in grado di valorizzare le altre risorse presenti sul territorio. Quindi geotermia non solo per produrre energia elettrica, ma geotermia che può essere compatibile e anzi sinergica con attività produttive nei teleriscaldamenti e quindi come elemento di crescita sociale del territorio, quindi non geotermia solo come risorsa, ma anche come elemento che permette lo sviluppo e la valorizzazione delle altre risorse e di tutti i settori che il territorio è in grado di esprimere. Bene, e quindi per la Toscana qual è il futuro della geotermia? Come si potrebbe sviluppare e che cosa servirebbe per uno sviluppo sostenibile della geotermia? Allora, intanto va detto che negli ultimi anni ci sono state delle novità di assoluto rilievo. La liberalizzazione, l'apertura al mercato, la crescita degli usi diretti della geotermia. Quindi appunto geotermia non solo come fonte per produrre energia elettrica, ma energia a disposizione del territorio. Lo sviluppo ovviamente ha bisogno di alcuni parametri che non sono rinviabili. Uno, le certezze. Chi investe oggi in geotermia non sa quali saranno i risultati, non sa quali saranno i tempi. Allora io credo che l'imprenditore che mette i suoi soldi per attività che poi produrranno degli utili, ha però la necessità di sapere quali saranno i tempi per ottenere le autorizzazioni e quali sono le certezze appunto sulla possibilità di sviluppare l'utilizzazione della risorsa. Quindi questo è un elemento che non è più rinviabile. L'altra direzione su cui ci si sta muovendo è di rendere la geotermia sempre più sostenibile con la sua presenza sui territori e quindi una migliore ambientalizzazione delle attività esistenti, uno sviluppo di tecnologie meno impattanti e con minori emissioni, una utilizzazione a 360 gradi e quindi con dei livelli di efficienza maggiori rispetto a quelli tradizionali. E in questo l'utilizzazione a cascata dalle temperature e dalle pressioni più alte fino a temperature intorno ai 15-20 gradi per sonde geotermiche e pompe di calore è sicuramente la chiusura del cerchio e l'ottimizzazione della potenzialità che la geotermia è in grado di esprimere. Grazie Sergio Chiacchella, dal Forum Quale Energia, Sergio Ferraris.